Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Sicuramente, da come avrete notato da miei short recenti, sono state nelle splendide langhe piemontesi. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo subito a visitarli. Ma prima vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanella. E ora sigla.
Siamo a Barolo, località nota per il suo buon vino. Da qui possiamo vedere il castello che al suo interno ospita anche il Museo del Vino e che più tardi andremo a visitare. Ora siamo sulla terrazza del castello, guardate che vista stupenda. Costruito a metà XI secolo, si trova in cima ad una collina, dominando sul territorio collinare di Langa e in particolare delle Langhe Roero e del Monferrato. Nei vari secoli appartenne a varie famiglie nobili piemontesi, ma il più famoso è stato Camillo Benso, celebre eroe del Risorgimento. Oltre al noto conte, come tutto il territorio che ci circonda, il castello è dedicato anch'esso alla secolare o millenaria storia del vino. Maravilla,
Camillo Benso fu il suo inquilino più noto, vissuto nella prima metà dell'Ottocento e tra i più importanti esponenti del Risorgimento e dell'Unità d'Italia, ma forse in pochi sanno che tra il 1832 e il 1849 fu anche sindaco di Grinzane. Oltre a ciò si dimostrò anche un ottimo amministratore, dalla mentalità aperta e moderna, introducendo importanti miglioramenti nell'agricoltura e nella produzione di vini di qualità. Testeando, vendo che ste onde rigio corando, viron che miracre foi e non trasgheito, ore de lo aron virgen affeito, da che dei suo mole e de lo sopeito, non è maraviglia de sar completo. Con voi
Santiago de Verdade, pero festo es nada de albergar, hoy como ayer se encontraré, se encontré el vacasar, no digan cosas se sabe, con juicio dar, ama de toque o punto de joigar, hoy se esto fez, me usa un camino, en no se ma festo. Sabe con juízo dar, la madre toque o punto de joigar. Se me anda en cafio un Santiago, e pisama carnel de ti despago, salvasone chuacago e fusterra. La cattedrale di San Lorenzo fu costruita tra il 1486 e il 1517 e sorge nel centro storico di Alba, in piazza Risorgimento. Nel 1626 due terremoti fanno crollare la volta a crociera della navata centrale, che venne sostituita nel 1652. Nel corso dei secoli la cattedrale fu oggetto di restauro di consolidamento e dotata di nuovi altari e cappelle, tra cui l'altare dedicato a San Teobaldo e quello del Santissimo Sacramento. All'interno vi si trovano tre alte navate di quattro campate con un profondo transetto in corrispondenza della quarta campata. Lungo le navate laterali si aprono sei cappelle, tre per lato. Nel transetto si aprono due profonde cappelle. Nell'abside maggiore, sopraelevato, si trova un altare in stile barocco risalente al 1712. La terza campata della navata centrale, ai piedi della scalinata che conduce al presbiterio tridentino, rialzato rispetto al resto della chiesa per la presenza della sottostante cripta, vi è il nuovo presbiterio, realizzato tra il 2007 e il 2009, in stile moderno e costituito dall'altare a pianta quadrata, affiancato a sinistra da lombone e a destra dalla nuova cattedra.
ai lati dell'altare maggiore dell'abside vi è il coro Ringio del 1512. Al centro è presente lo stallo episcopale, sormontato dal baldacchino e fiancheggiato da vari stalli minori, 17 per parte. Come promesso prima, eccoci nel meraviglioso Museo del Vino del Castello di Brolo, una splendida avventura nella millenaria e oserei dire divina storia del vino, tra suoni, luci e ombre. Qui io ho lasciato il suono originale e non metterò ulteriori narrazioni. Buona visione. Dislikes the shade, grows quickly, makes excellent wine, and can be stored. It's very. Spero che tradirete tutte le portate e anche il nostro piatto sorpresa. Signora Marchesa, signora, il primo servizio inizia con. Cara madre, sorella Giuseppina. Monsieur Dar,
un vostro interesse si sembra indispensabile. Stare grande stima. Signora, no. Se ne sarebbe accorto anche il primo segretario di Stato che si viene capitato un duro rapporto sulle condizioni di pace. Ma non si ricorda questo la nostra giuria. Appena ottenuto un edificio assolutamente spazioso e forzante nel mio certo turno, ottenuto. Scrivi, ma parecchio è la seconda sì, proprio così le forme ci calcolate non si fa sentire la fatica, cioè di la fatica forse questi artesi erano idee dei sovrascarpe in taglia che venivano indossate per non farsi venire i geloni con il freddo dell'inverno. Nel Museo del Vino c'era anche questa piccola nicchia delle dediche al vino. Andiamo subito a vederla. Profonde gioie del vino, chi non vi ha conosciute, chiunque abbia avuto un rimorso da placare, un ricordo da evocare, un dolore da annegare, un castello in aria da innalzare, tutti, insomma. Vita, sei come una vigna, tesaurisci la luce e la distribuisci, trasformata in grappoli. Una giornata senza un buon bicchiere di vino è come una giornata senza sole. Del resto tu lo sai come mi piace, quando mi trovo di cattivo umore, un buon goccetto mi rallega il cuore. Mi riempie di gioia e mi rifà la pace. Non vedo più nessuno e in quel momento dico le cose come me la sento. Che cosa grande una sola coppa di vino, ci far dire la storia di tutta la nostra vita. In vino veritas. Chi è gonfio di vino non riesce a trattenere il cibo, poiché il vino trabocca allo stesso modo. Dei segreti, mette fuori i suoi e quelli degli altri. L'ubriachezza non origina i vizi, ma le mette in luce. Si è temperato nel bere, il troppo vino non serve a segreti, ne mantiene promesse. Il vino per l'uomo è come l'acqua per le piante, in giuste dose le fa star bene erette, mentre in eccesso le fa cadere. A tre giacinti grappoli la vite, bevi del primo il limpido piacere, bevi dell'altro l'oblio breve e mite e, più non bere, che sonno è il terzo e con lo sguardo acuto. Il vino Barolo e qualche bottiglia di champagne aiutarono a far dimenticare i pensieri cattivi che ciascuno non aveva potuto lasciare fuori dall'uscio. Un bicchiere di Barolo fa resuscitare anche gli astemi. Queste sono le provviste che occorrono per una notte d'amore, olio alla lucerna e vino nei calici. Il mio diletto è per me come un grappolo di alchema che fiorisce nelle vigne di Engaddi. Altro il vino non è, se non la luce del sole mescolata con l'umido della vite. Il vino è la poesia della terra. Grazie per la visione. Questo video termina qui e io vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!